Ciao a tutti, è finita l'estate, siamo ai primi di settembre, si ricomincia di nuovo a lavorare, anche se qui non abbiamo smesso completamente di lavorare, diciamo che ci siamo presi agosto in maniera molto più tranquilla e calma rispetto agli altri mesi, però anche ad agosto abbiamo lavorato abbastanza, che attenzione è bene, però ogni tanto un po' di riposo ci vuole. Non faccio un vlog per il mio canale e per la mia pagina perché, come sapete, carico i video in entrambi i posti da tempi immemori, perché quest'anno avevo iniziato abbastanza bene, ne facevo una settimana, ogni tanto ho saltato qualche settimana, però poi ovviamente, essendo che ho aperto lo studio, appena ho iniziato a fare i vlog l'avevo aperto da poco, però poi ovviamente andando avanti iniziavano ad entrare le varie situazioni e quindi, come al solito, le mie cose le mettevo da parte per lavorare ai progetti, alle situazioni che arrivavano. Il motivo più grosso è stato perché fondamentalmente finalmente 23esima strada film è partita come io volevo, cioè nel senso era già partita con Nemo, però da In Mind in poi, quindi dal progetto In Mind in poi, le cose veramente sono andate tipo alla grande, perché adesso abbiamo varie persone che finalmente ci aiutano, non siamo più soli, anche se ancora a livello tecnico siamo soli, però questo ci permette di lavorare molto di più e quindi di fare molte più cose. Per esempio, quest'anno, da che siamo stati un 2015 praticamente quasi fermi, abbiamo fatto subito In Mind, che ancora dobbiamo finire, cioè nel senso riprenderemo ora da settembre, una stagione intera di un programma televisivo che è Tre Uomini e Una Radio. A giugno e a luglio abbiamo girato un film, quindi dico allucinante, abbiamo fatto un sacco di cose e ancora appunto dovremo fare un sacco di cose. Il film deve uscire ora a ottobre, quindi io ora dovrei mettermi a montarlo, però ovviamente col tempo che devo dividere per le miliardi di cose, perché ancora a livello tecnico, dal punto di vista di post produzione, Melo Farini, che è il direttore della fotografia, quindi si occupa di luci, faretti e appunto della fotografia, quindi dell'impostazione della ripresa, sta anche lui imparando qualcosa, anche gli altri, però ancora ovviamente, essendo che devono arrivare un attimino al mio livello, molte cose sono costretto a farle da solo ed è un po' pesante perché devo dividermi. Infatti mi devo scrivere anche le cose che devo dire nel post-it perché me le dimentico. Mi devo dividere tra vari progetti, per esempio, tra vari progetti, 23esima strada film per dire uno, il mio personalmente, un altro che è a sua volta diviso in due sezioni, i video e la musica. La musica è quella che fondamentalmente metto sempre più da parte perché la prendo proprio come hobby, perché io la musica ci tengo troppo, o la faccio bene o mi danno, quindi preferisco prenderla come hobby per adesso e appena ho più tempo dedicarmici di più. Per esempio anche le cover, che per adesso ho smesso di fare, ho fatto 2-3 inediti, però gli inediti ovviamente sono una cosa che si fa più con calma, perché se non vengono male è meglio non farli uscire se vengono male. Quindi dicevo, 23esima strada film il mio. E poi ovviamente c'è lo studio, perché lo studio si deve mantenere e quindi per mantenere lo studio servono i soldi e bisogna ovviamente lavorare alle varie situazioni che entrano appunto per lo studio, quindi i vari artisti che vengono qui, le aziende eccetera eccetera, devi dargli conto e quindi queste cose qui ti mangiano un sacco di tempo. Se devo alla 23esima strada film come sta andando, penso che le cose vadano bene da sé, non c'è bisogno poi di procrastinarsi situazioni che ti fanno semplicemente perdere tempo. E niente, questo video lo faccio anche io per riprendere confidenza con tutta la situazione vlog, per ricominciare, anche perché ora devo dare un tono alla mia pagina, al mio canale, nel senso soprattutto ai vlog, perché di format ne ho tanti e quelli vanno da sé e vanno bene, come i video delle ragazze, i video quadri che adesso ho iniziato, appunto la musica e i vari video che voglio realizzare comunque per della serie Mai. Però i vlog è un pochettino più difficile, perché i vlog o parli di un argomento e lo devi conoscere l'argomento, e quindi io di argomenti che non conosco non parlo, o comunque si deve avere un qualcosa da dire che a prescindere da queste cose, o
può essere utile. Qualcuno mi ha chiesto magari anche di fare tutorial, ma io non mi sento di fare tutorial, almeno per il momento, perché non sono la persona più adatta ad insegnare tecnicamente qualcosa. Forse a livello magari emotivo, motivazionale, posso conoscere abbastanza, ma a livello tecnico devi essere veramente preparato per parlare di qualcosa, e quindi io non voglio dare informazioni fuorvianti, preferisco arrivare a un certo punto e poi magari poter condividere il mio sapere. Per adesso mi limito ad imparare e fare, perché inizialmente appunto ero partito come con argomentazioni di aiuto, di come iniziare un qualcosa, un progetto, di come crearsi una situazione mentale, poi ho sviluppato certi argomenti e ovviamente per forza di cose non ho potuto più continuare. Però adesso per la nuova stagione, quindi da settembre in poi, e voglio essere anche un pochino più presente, devo un attimino riorganizzare le idee e vedere di cosa realmente ha bisogno il web, che magari non c'è e che io posso dare nel mio piccolo. Ovviamente la cosa che mi veniva in mente per questo vlog era il fatto che molta gente dice bisogna fare solamente una cosa e farla bene. Diciamo che questa frase mi è sempre stata un attimo nemica, perché ogni volta sentivo questa frase e dicevo, ma che vuol dire che se a me piace fare tante cose non le posso fare tutte assieme, ne devo fare solo una? E quindi questa cosa qua mi creava un pochettino di problemi, no? Cioè, nel senso, mi limitava un attimo a ciò che volevo fare, perché io voglio fare tante cose, faccio tante cose, fondamentalmente neanche il tempo è quello che manca, perché il tempo si trova per fare le cose, anche per migliorare, per imparare sempre di più. Ad esempio, che ne so, se parlando della musica, suono vari strumenti, magari lo strumento nel quale sono meno bravo è la chitarra, mi impegno sulla chitarra magari un attimino di più, cercando di portarlo, per dire, a livello degli altri o comunque un attimino a un livello superiore. Però io mi accorgo che ciclicamente questa cosa avviene da sé, perché essendo che queste sono già cose che mi interessano e quindi già le faccio in automatico, a livello ciclico io poi sempre sposto la mia attenzione su qualcosa e quindi quel qualcosa cresce piano piano. Ovviamente metto da parte le altre cose, ma questo non vuol dire che mettendo da parte le altre cose per quel periodo quelle cose diminuiscano la loro importanza o diminuiscano il loro influire o la mia preparazione in queste determinate cose. No, io penso che se fai un po' di tutto riesci piano piano a crescere in tutte le situazioni, e questa cosa qua devo dire che me la sto riportando a vita, perché mi ritrovo fondamentalmente a fare le stesse cose che facevo prima, ma in maniera sicuramente più giusta, magari migliore, e quindi noto che si riducono notevolmente le difficoltà che io magari avevo prima. Quando ho iniziato avevo difficoltà immani, gigantesche, ora sono molto più ridotte. Una cosa che magari prima ci stavo 6 anni a farla, ora in niente la finisco. Questa cosa soprattutto con i video, che magari è il mio campo principale, che non ho mai messo da parte. Le altre cose, giustamente, o vuoi o non vuoi, se quando ti indirizzi in una strada sono sicuramente secondarie, ma non eliminate. Non è vero che tu devi dedicarti solo a una cosa, puoi dedicarti a 100.000 cose e farle anche tutte bene volendo, se sei un attimino, se ti impegni. Però sicuramente non puoi farle tutte nello stesso momento. Sicuramente ci saranno momenti dove farai determinate cose di più e poi le lascerai andare per riprendere le altre e così via. Comunque niente. La cosa importante è che non si ristagna sempre nello stesso laghetto, nel senso che poi quel laghetto, se tu sei sempre lì messo così e non cambi, non lo pulisci, non lo sistemi, non lo ingrandisci, poi inizi a puzzare. Quindi vuol dire che se tu non ti migliori caratterialmente o comunque in qualsiasi contesto della tua vita, sicuramente non potrai progredire. Quindi molto spesso la gente, per dire, dice ah, questo è il mio carattere. Però il tuo carattere fino a un certo punto, perché fondamentalmente è come una persona che non si lava e magari poi si lamenta di avere problemi sociali. Se tu ti lavi, sicuramente quando vai in giro per strada non fai puzza e la gente sta più volentieri con te, già magari hai risolto un primo problema. Siamo sempre al solito punto, il fatto che comunque si può fare tanto, tantissimo, però devi saperti organizzare il tempo. E io in questa cosa ancora ho un po' di difficoltà, ma ci arriveremo. Arriverò a migliorare il tutto, arriverò a migliorare i contenuti del canale
è quello che voglio comunicare, sicuramente ridurrò i tempi e basta. E il vlog di oggi vuole essere una ripresa, un saluto dopo l'estate, dopo non esserci visti dopo tutto questo tempo, un mio ritorno e ovviamente un piccolo annuncio di tutti i progetti che stanno arrivando e diciamo un inizio di una nuova stagione di intrattenimento che spero sia sempre migliore per voi che mi seguite e per me. La cosa che mi preme per questa nuova stagione è che se avete un qualsiasi consiglio, sparatelo qui sotto. Un saluto e al prossimo video.